Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa Baileront. Allora, sto controllando un attimo qual è la situazione. Bonus alla resa più 85%, rullo richiesto, ma è possibile che il rullo mi porti via un 15%? Domanda. Qua c'è qualcosa che non mi coimbra. Forse ci sono i sassi, boh. Come mai che questo pezzettino è 95%? Qua rullo richiesto che è il 5%, ci siamo. Però qua, mentre qua il bonus alla resa è scarsetto, chissà perché. Qua invece siamo a piombo, 98%. Vabbè. Qua è sempre il 5%. Erbaccia in crescita, va bene, dai, ci sta. Bene, qua stiamo andando avanti. La missione è al colmo. Se vi ricordate bene, nel gameplay precedente ho già fatto uno schierico di semi di soia. Mi resta, secondo me, un altro scarico. Non so se resta qualcosa per me. In teoria sì, come al solito. Dobbiamo finire le trebbiature, la trebbiatura della soia, e poi non credo ci sia la possibilità di seminare, a parte il cotone, che effettivamente anche no. Vabbè, mi finisco la missione e finisco la trebbiatura. Ok, come sempre ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su del 1.000.000 like, commentate, condividete. E giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. La soia dove la sto vendendo sta anche crescendo, per cui non c'è nessun problemino. Le galline sono qui, tranquille. La situazione acqua ci sta. Le uova, sì, vabbè, sono un po' a rilento, non riesco a capire come mai. Ma mi sembra tutta una situazione lenta in questo momento. Queste bisognerà smerciarle, perché vederle così mi fa proprio schifo. Le arapette stanno andando anche bene, non c'è niente di cui preoccuparsi. A parte dei pallet un po' balordi, ma vabbè, quello faceva parte dell'update. E appena lo prezzo sarà buono, se trovo il miele, eccolo qua. Il prezzo è scadente, dobbiamo aspettare prossimo anno. A parte che a maggio siamo a novembre, vabbè, adesso è in salita, vabbè. A parte che a febbraio vale più, ma vale come maggio quando va male, vabbè. Qua ce la caviamo anche bene, qua ormai il laptop liner ha finito e non so cosa c'è da fare su sto terreno, ma al momento niente su sto terreno sicuramente. Lo lasciamo lì per le nuove semine. Poi devo iniziare anche tutta l'attività di fienagione, di insilato per le mucche che andremo a prendere il prossimo anno, se ci arriviamo. E mi sa che il prossimo anno ci andiamo direttamente, perché non ho più altro da fare. Ci andiamo il prossimo anno. Tanto cibo per le gallinotte ne ho a volontà. Bene, a posto. Su sto terreno qua non devo fare niente, per cui ci siamo. Offerte, devo ancora dare un'occhiata se c'è qualcosa, ma se è fermo all'altra volta, esatto, c'è quella seminatrice lì che purtroppo però per il momento possiamo anche abbandonare come idea. Potrei andarmi a vendere i semi di soia, ma i semi di soia per il momento valgono una cippa, niente, non valgono niente. Ok, vai. Allora ragazzi, mi finisco la missione e ci vediamo il prossimo anno, insomma. Qui mi fermo, faccio un break e poi ci vediamo appena tutto il cucuzzero qua sarà a piombo. Ok, allora ho finito la missione
Ho terminato anche di trebbiare, per cui sono venuto, finisco di consegnare. In teoria non dovrebbe andare tutto. In teoria. Eccolo lì. Ho 30.000 litri, bene. Questi me li porto a casa. Contratto sul 26 finito. Bene, questo lo rimandiamo in farm e vado a scaricarmelo in farm. Avevo già mandato un nostro trattore a recuperare quello che c'era nella trebbia, per cui anche lì siamo a posto. Dovrebbe essere quello qua, il John Deere. Perfetto, e anche questo possiamo portarlo a casa. Bene, e adesso sì che posso mandare avanti il tempo e ci vediamo sicuramente con la raccolta della missione e poi con la prima trebbiatura sicuramente. Allora ragazzi, sto andando avanti e guardate cosa è successo. Sono le 4 di mattina di febbraio e c'è un po' di neve, eh? I terreni sono un po' ghiacciati, se si può dire. Vediamo, wow, bellissimo. C'è la neve proprio sotto anche i pallet, vabbè. Eccellente, vabbè, qua il silo non c'è più. In teoria potrei anche spelare la neve, però effettivamente in questo momento ho altre gatte da pelare. Ho altre gatte da pelare. Vabbè, ci vediamo più avanti. Allora, ragazzi, eccellente. Comunque, come ci eravamo lasciati, ci ritroviamo. In pratica, qua c'è neve e chissà quando andrà via. L'unico. Mi sono fermato perché intanto, come potete vedere, i semi di soia hanno raggiunto i 2021, il massimo per il momento. Che ho trovato 2006 le uova, possiamo ancora tenerle perché ho visto che vanno su a 3005. Potremmo andare a vendere un po' di miele, che ho visto che più di 3005 non va il miele. E devo rifornire le serra di acqua e tutto quello che serve, per cui qua avremo anche sì, io direi di andare a vendere il miele. E anche i semi di soia e le uova, no, le possiamo tenere perché tanto ne ho di uova, non è un problema. L'unica cosa che volevo fare è che innanzitutto posso seminare o avena o girasoli. Ecco, quello che sto controllando io, sto vedendo insomma che effettivamente. Sì, semina veramente poco. Se, allora mi prendo il Johnny che è stato fuori tutto l'inverno. Inizio a caricare per dar da mangiare alle galline. C'è un terreno che secondo i miei calcoli devono essere rimossi i sassolini, per cui. Prendiamo il nostro Massey Ferguson e lo mettiamo al lavoro, sperando che si possa, che insomma, possa funzionare questa lavorazione qua, anche se c'è la neve sul terreno. E almeno poi in semina sono a posto. A parte che c'è l'erbaccia, per cui dubito che mi lasci, eh sì, ho paura che non mi lascia far niente, eh. Esatto. No, non mi lascia far niente. E dovrei coltivarlo. È uscito qualcosina, vedete? C'è sto bel trattorone qua. Prima c'era un trattorone da 600 cavalli, però è vitto per il momento. Vabbè, intanto vado a vendere, poi vediamo un attimo cosa fare. Questo lo posso lasciare qui. Maremma, oh. Che drift. Scarica che adesso vado a vendere. Dobbiamo andare a vendere il mais a Marison. Non vorrei che ci per il treno noi dobbiamo andare a scaricare a silo ferroviario nord. Vabbè, mi stavo quasi dimenticando. Come scivola. Uè. Noi abbiamo un attrezzino al negozio invece. Da andare a prendere. Allora, questo lo lascio qua.
e andiamo in negozio. Così con l'occasione proviamo anche il nostro Amperium. Eccellente, in teoria non ci sta tutto, ma noi facciamo un viaggio solo, sì. Sì, dovrebbero restare 6.000 litri. Sì, to, 4.900. Mazza, oh, come sgomma. Allora, finché il Johnny va a fare questo viaggetto, ok, noi ci portiamo avanti con la vendita del miele. Ok, pronti per la ricarica. Vediamo se così riesco a caricare. Sì. Io credo di non essere al massimo, di essere al massimo, ma però essendo i bancali vuoti, esatto, non mi lascia. Va bene, dai, va bene, facciamo così. Il trattore a che punto è? Non lo vedo più. Ah, eccolo qua. Il miele invece devo venderlo al negozio agricolo che è qua sopra. E ci mandiamo il Valtra. Bene. Dovrebbe partire. Eccolo. Bene, doppie vendite. Poi quando avrà finito tornerà qui. Bene, bene, bene. E io devo però coltivare quel terreno lì. Effettivamente non mi è mai uscito un coltivatore finora. E un coltivatore, io avevo l'intenzione di prendere questo, il Krogling, però al momento Nisba. Allora, nel frattempo il Johnny è arrivato, adesso scarico e poi vado ad intercettare il treno. Ok, fermo lì, perfetto. Allora, noleggia treno, visita. Noleggia treno, ok, 3 km. Perfetto, questo lo rimandiamo in farm nel frattempo. Ecco il treno, eccellente. Il nostro trenino, adesso lo carico e poi lo mandiamo a vendere. Buongiorno. Buongiorno. Vediamo un attimo. Perché non posso caricare? L'altro che si è bloccato. Sì. Ok. Questo è arrivato invece. Andiamo a vendere noi, già che siamo qui. Poi lo rimando a casa. Eccoci. Eccellente. 29.000 euro. Molto bene. Piace. Allora, vai. Ok, qua siamo a posto. Possiamo partire. Vai, manita. Eccellente. Dovremmo vendere, infatti, Marison, yes, 146.000 euro, molto bene. Offertine, niente per il momento. John Deere è arrivato, eccellente. L'unica cosa che devo capire io è l'acqua. Dammi qua che devo portare acqua con urgenza alla serra. Ma sta neve andrà via prima o poi. Allora, qua ci siamo. Siamo arrivati. Eccellente. Adesso devo capire cosa fare e come fare. Perché vorrei iniziare la semina del... che ne so io. Io continuerei a seminare semi di soia, però... se vado a seminare i semi di soia lì... rischio
Comunque devo andare avanti. Devo andare per forza avanti perché non ho altro modo. Pronto per la raccolta. Però mi dà pronto per la raccolta. Vediamo un attimo se magari sta neve svanisce. Anche perché secondo il mio punto di vista sta erba qua è tutto fuorché pronta per la raccolta. Perché secondo il punto di vista mio, se noi andiamo a selezionare l'erba è pronta per la raccolta, sì, c'è un solo stadio effettivamente. Va bene, almeno è andata via sta, però è bassina sta erba, e a occhio sono piccole cose, potrei anche rullarlo, però cosa andiamo a seminare volendo? Allora un attimo perché ci sono dei contrattini niente male, tipo questo da 26.000 euro e più questi due da fare, accetta contratto, tre contrattini, perché così almeno adesso con questi contrattini qua voglio andarmi a recuperare un po' di cosette. Anzi, prima di tutto dobbiamo riparare il mezzo, 2.900 euro, vabbè, me ne ho riparato. Per quanto riguarda le falciatrici, io per il momento, visto che il terreno è piccolino, a meno che non arrivi qualcosa, ma andrei a prendermi due falciatrici a noleggio. Queste comunque le ho già provate nella Erlenrand e vanno più che bene, e anche nella mappa americana. Allora, pronti, partenza via. Volevo vedere che sta succedendo. Oh, accendiamo i motori. Abbassa. E abbassa. Ok, prima piena zone di mappa qua. Eccellente. Ma poi devo capire se devo far fieno, erba, insilato. Sì, non è grande sto campo qua comunque. E tagliamo per dritto perché sennò ci metto troppo. Non credo uscirà molto prodotto comunque. Mi sembra che ci siano scarse produzioni a me. Eccellente. Fine. Questo lato qua. Adesso finiamo qui. Ok, qua abbiamo finito. Adesso restituisco tutto, che tanto per il momento non mi serve altro. Diamo una ripulita anche qui, a posto. Comunque ragazzi, io credo che tra un po' mi fermo perché è da un po' che sto registrando. Comunque vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, per supportare canale, video e tutto il lavoro che sto facendo, di iscrivervi a questo canale, mi raccomando, per supportarlo. E ormai dai che voglio raggiungere al più presto il traguardo dei 1000 iscritti, insomma per mettere anche un po' al sicuro tutto il lavoro che c'è dietro. Bene, qua abbiamo finito con tutti e tre, sinceramente. Altre missioni non voglio farne. Allora, questo 33.000, questo 12.000 e questo 11.000. Bene, siamo a 336.000 euro. Dovrò capire cosa farne. Qua, naturalmente, l'ombra ci starebbe bene. Sto trattorino qua. Comunque, vabbè, l'ombra di un attrezzo utile non c'è. Prossimo gameplay fatemi sapere anche voi se conviene fare metà erba, metà fieno, metà erba, metà insilato, metà fieno.
perché devo prendere le mucche e devo alimentarle. Insomma, vediamo un attimo. Non so se partire già con la razione mista oppure possiamo aspettare un attimo la razione mista e dargli fieno o erba. Comunque, io vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao.